hanno buttato tutta la, hanno focalizzato tutto sul canone demaniale, e il canone demaniale non hanno messo tutte le altre spese che ci stanno dietro. Allora perché buttare sempre questa situazione qui sempre sul canone demaniale? Poi dopo la situazione Bolchi se la sapete tutti com'è, no? La risorsa in Italia non è scarsa, hanno fatto una mappatura al 33%, quindi il 10% di tutta la nazione, e invece noi sulle mani abbiamo la mappatura completa. Mappatura completa significa che la risorsa è occupata per il 7,50%. E allora perché dicono che siete tutelati? Non lo so, questo me lo devi dire tu, perché noi non siamo tutelati. E cosa chiedete? Siamo concessionari, quello è il termine, non siamo tutelati. Cosa chiediamo? Sì. Noi chiediamo che la Molti, se la non la vogliono attuare, ma che la risorsa non è scarsa, quindi noi perché dobbiamo andare via? Se c'è posto per tutti. E questi 5 milioni dello striscione? Questi lo chiediamo, perché se le mappature le abbiamo fatte noi, loro hanno fatte al 33%, prendendo dati dal SID, i 5 milioni che fine hanno fatto? Questa è la data del decreto legislativo con cui è stato attuato il SIG, ha messo in opera il SIG, che è stata l'ente che si dovrebbe occupare delle mappature. Questa data è precisa, non è una data messa a caso. Cioè sono soldi vostri. Sono soldi di tutti, di tutti tutti quanti, quindi la data è precisa, lo stanziamento è questo. Questi soldi non sono stati utilizzati tutti perché la mappatura non è completa, non sono io. E comunque esisteva già un sistema che era quello del SID, un sistema che esisteva già da tanti anni, il sistema delle mappature dei beni demaniali, e quindi neanche si capisce l'utilità di utilizzare un altro ente quando i dati già erano disponibili. Quindi vogliamo sapere che fine hanno fatto questi soldi, e in base a questo la mappature, che sono un dato oggettivo, non è assolutamente soggettivo, capire perché con il 7,5 o 9, forse pure 10% della risorsa occupata, perché non si può dichiarare che la risorsa non è scarsa? La risorsa non è scarsa, quindi noi usciamo dalla direttiva seguendo la direttiva.